Numero 24, Luca Ciumacchi. Numero 25, Simone De Alfi. 17, Kevin De Notaris. Numero 9, Francesco Toschi. Numero 6, Lorenzo Pedretti. Numero 10, Giacomo Savini. Numero 12, Michele Rossi. 27, Giacomo Santolero. 14, Matteo Tedesco. 8, Luca Argentin. E numero 1, Alessandro Levan. Tecnico in panchina, Giuseppe Tedesco. Per la Ego Tavernelle, numero 12, Mattia Ciani. Numero 69, Riccardo Zoppi. Numero 23, David Pierattoni. Numero 9, Marco Treia Petrangeli. Numero 10, Simone Bocci. 66, Francesco Provedi. Numero 33, Giacomo Tallumi. 24, Tommaso Pesci. Numero 3, Edoardo Borgianni. 95, Alessandro Lastucci. Numero 7, Francesco Bernini. Numero 19, Gassan Zing. Numero 92, Nicola Barbarito. E numero 15, Giacomo Pelacchi. Tecnico in panchina, Nedietto Lalic. Secondo, Matteo Pelacchi. Vi ricordo che la partita sarà trasmessa in differita mercoledì prossimo 7 febbraio alle 22.30 su Toscana TV, canale 194 del digitale terrestre. Buona palla a mano e buon divertimento a tutti. Partiti, ottava giornata di ritorno per qui la Francioli di Colle Valdelsa per la Serie A Girone B. E Gotha Barnelle col classico colore nero, bianco, verde contro la capolista Bologna United. Match importantissimo per la formazione di Nedielko Lalic e Matteo Pelacchi, perché sono con 12 punti e cercano di scavalcare Oriago Padova, che ne ha 15 con altre due gare. Ecco il tiro di Provvedi, ma la deviazione della difesa del Bologna con la maglietta bianca, pantaloncini bianchi e colori rosso-blu chiaramente del Bologna. Bologna che ha 24 punti, il tiro e l'intervento di Alessandro Levan
con l'aiuto di Tomislav Bosniak. Ecco il tiro proprio di Bosniak, ma la palla va fuori dai pali di Mattia Ciani e ancora si rimane 0-0 dopo 1 minuto e 10 di gioco. E Nedeljko Lalić è riuscito a trovare un po' l'assetto giusto per questa formazione che era entrata un po' in difficoltà. Adesso l'errore di Pesci, che non riesce a prendere il pallone che ceduto in questo caso da Provvedi, da Francesco Provvedi. Una formazione che vede oltre a Provvedi e il nostro Tommaso Pesci, Edoardo Borgianni, Alessandro Lastrucci, che sta giocando più avanti rispetto alla linea difensiva composta anche da Vermigli e da Datta Treia. In porta Mattia Ciani che ritorna, mentre Bevanati è ancora. Ecco la prima rete per quanto riguarda Bologna, un tiro a rimbalzo di Simone Gherardi, porta in vantaggio il Bologna. Ricordiamo, all'andata fu un pareggio per le due formazioni che si stanno affrontando qui al Palafrancioli, un pareggio che tra l'altro insomma aveva visto sempre in vantaggio. Ecco la rete del pareggio per quanto riguarda le Gotha Barnelle. Terminò la gara 29-29, ma per diciamo tre quarti di gara il Tavarnelle era stato in vantaggio e quindi c'è l'occasione, bella la parata ancora, ma la palla ritorna a Pedretti che sbaglia completamente il passaggio e bravo Datta a chiudere bene e a far ripartire la propria squadra con Lastrucci. Provvedi ancora che gioca sull'ala sinistra, ancora il giro palla da parte del Tavarnelle con pivot sempre Edoardo Borgiani che cerca adesso cambio palla, ancora Savini che cerca, ecco forse il tiro, la parata ancora, ma ritorna la sfera a favore del Bologna. Bravo ancora Mattia Ciani, sicuramente in forma oggi qui. Attenzione, c'è un cambio palla ancora, quindi diversi errori da parte delle due squadre soprattutto in fase offensiva. Ancora Lastrucci, Provvedi, un ultimo turno che ha visto la vittoria da parte delle Gotha Barnelle 34-32 a Imola contro il Romagna, una vittoria importantissima che ha portato la squadra all'affermazione dopo il ritorno in campo, perché ricordiamo che si era interrotto il campionato il 23 dicembre, e il tiro in questo caso di Provvedi, ma la palla va alta sopra la traversa. Si è ritornato in campo il 20 di gennaio con la bella vittoria con Cingoli per le Gotha Barnelle 35-30 e questo ha permesso davvero di fare un bel salto anche di classifica e di mantenere questo per ora sesto posto importante per la formazione di Nedeljko Lalić e Matteo Pelacchi come secondo. Bello, molto bravo Bosniak che riesce a segnare il 2-1 di vantaggio dei bolognesi, dei Felsinei, che ritornano in vantaggio dopo 4 minuti e 50, quindi 5 minuti di gioco. Ancora la formazione di casa con il pubblico, oggi lo potete anche osservare con la tribuna di supporto proprio adiacente al parquet di gioco, quindi ancora più vicino per assistere al match contro, ecco Savini va a segnare molto facilmente la terza rete, quindi 3-1 per Bologna. Bella questo scarico, adesso qui c'è l'arbitro, ricordo i due arbitri sono Panno e Armenio, e ancora una volta il vantaggio 3-1, quindi due gol di vantaggio per la formazione Felsinia, ricordo capolista di questo girone B della Serie A. Ancora una difesa molto solida, vediamo ancora Tommaso Pesci che cerca lo scarico verso Borgianni, ma
viene chiuso con molta attenzione. C'è proprio Savini, Pedretti, Bosniak che va a spingere addirittura. Ecco qui il tiro e la parata col piedi, molto bella la parata di Alessandro Leban, che chiude lo specchio della porta e non fa entrare il tiro di Capitan Provvedi. Per ora partita lineare senza diciamo falli importanti. Ancora Pesci che cerca di vincolarsi, ma è bravo anche in questa occasione Giacomo Savini, che gioca davanti al giovanissimo atleta del Tavarnelle. Ancora Tommaso Pesci che prova il tiro, bellissimo, bravo di forza, riesce a centrare all'incrocio dei pali alla destra di Leban. Davvero una bella azione, proprio con la sua veemenza, la sua forza fisica. Sta crescendo Tommaso Pesci, inizialmente addirittura Lalic lo faceva giocare alla fine del primo tempo, ora lo getta subito in gara, anche perché ricordiamo Capitan Bevanati è ancora fuori per infortunio, si è operato, ma ne avrà almeno fino a febbraio. E qui grande passaggio sul pivot Lorenzo Pedretti, il capitano. Quindi 2-4-2, sempre bisogna stare molto attenti. Bologna, una squadra scaltra, sicuramente esperta, e ricordiamo domina e ormai è già prima alla fine di questo girone. Ecco il tiro, bravo Provvedi, la rete ancora di Francesco Provvedi, che avvicina la capolista al Tavarnelle. Partita molto veloce, ancora Bosniak che addirittura ammonizione nei confronti di Francesco Vermigli, quindi viene la prima ammonizione per l'ala destra del Tavarnelle. Ancora ci vuole la pulizia del parquet. Ancora Bologna in attacco per quanto riguarda questo primo tempo, sono passati 8 minuti e 18 secondi, c'è l'azione con sempre Lastrucci che va a pressare sul portatore di palla, Bosniak adesso trova l'ala ma rallenta subito, ancora Bosniak che fa diverse finte, gioca sull'esterno, ancora Gherardi, esterno per Savini, il tiro e... c'è il fallo, 2 minuti per Vermigli, quindi prima l'ammonizione, poi adesso 2 minuti, e quindi c'è il vantaggio per numerico e il rigore dalla linea dei 7 metri, va a tirare Tedesco, Matteo Tedesco con il tiro alla rete, quindi 5-3, quindi ancora doppio vantaggio per Bologna, per il Felsine, quindi partita non facile per Tavarnelle, lo sapevamo, è la capolista, sicuramente un match non facile e assolutamente da rimanere attaccati alla squadra allenata da Giuseppe Tedesco. Pensava proprio Matteo Tedesco a segnare il rigore. Tommaso Pesci ancora, sempre con la sua irruenza, non ci pensa due volte e poi va a scaricare con la sua grande prova e riesce a avvicinare di nuovo Bologna per quanto riguarda questo. Bosniak ancora la cede e bravo Bosniak e bravo Gherardi a entrare dentro la difesa del Tavarnelle. Non è facile giocare contro questa formazione che trova sempre delle soluzioni, soprattutto in fase offensiva. È davvero un
ancora gioca 5-1, anche perché Tavarnelle è in inferiorità numerica, ricordiamo, con in questo caso Francesco Vermigli fuori per 2 minuti, ormai dovrebbero essere quasi passati 2 minuti. Provvedi, prova, bella questa azione, bravo il capitano che va a battere la palla in terra, a riprenderla e a chiudere sotto l'incrocio dei pali di Leban. Ancora una grande azione da parte del capitano che mantiene il vantaggio, la parata, bravo di Mattia Ciani, che permette di tirare un sospiro di sollievo e soprattutto di avere l'opportunità per la formazione di Lalic di poter provare a pareggiare questo match. Siamo riusciti a fare l'1-1, poi sempre vantaggio per Bologna. E adesso Tommaso Pesci, ma c'è la parata di Leban, un tiro non impossibile, è andato col manone Leban e ha chiuso. Ecco qui, aveva sbagliato Savini il passaggio verso Bosniak, ma è riuscito in questo caso Gherardi a recuperare la sfera. Adesso rientra Vermigli, quindi si ritorna in parità numerica, quindi ancora Bosniak che velocizza per Savini, ancora il passaggio per Gherardi, esterno, bravo, niente, viene fermato, ancora Pedretti che cede la sfera a Gherardi, Savini il tiro, ah, peccato, qui forse poteva fare qualcosina di più Mattia Ciani, 7-5. Però c'è la parità numerica e soprattutto c'è bisogna essere attentissimi, perché basta un piccolo errore che Bologna subito non perdona col suo sestetto offensivo. Bravo Datta, molto bravo Datta, c'ha sempre dei numeri da campione il nostro Datta Treia Petrangeli. Datta davvero un giocatore di classe, in molte occasioni davvero l'arma in più di questo Tavarnelle targato Lalic Pelacchi. Ancora la formazione del Bologna United che arriva a questa gara dopo la vittoria con Carpi per 28-24. Ancora Bosniak che va a segnare, ma forse anche in questo caso Mattia Ciani ha visto la palla proprio all'ultimo e non è riuscito a deviarla. Ancora Tavarnelle, 8-6 per la formazione di Bologna. Ancora Provvedi, Pesci, prova a entrare Borgianni, ma non arriva la palla perché c'è il fallo su Pesci. Ricordiamo, viene da Massa Marittima, Tommaso Pesci, sicuramente l'uomo in cui, il ragazzo in cui ci crede molto la squadra. Palo incredibile, ma bravo la struccia, addirittura col mancino, molto bravo, aveva preso il palo. Adesso azione da parte del Bologna, il tiro, la parata, bravo. Ancora rallenta Provvedi, bravo a chiudere lo specchio della porta Mattia Ciani, davvero una grande parata questa, non si è scansato ma ha messo il corpo davanti ed ha coperto il suo spazio davvero con grande prontezza. Ancora Lastrucci ci prova, ma troppo facile questo tiro, ha avuto troppo furia Alessandro Lastrucci, peccato perché poteva essere l'occasione del pareggio. Adesso invece dall'altra parte Bosniak ci prova il tiro e un po' la Falcao quando ha fatto la firta ai mondiali dell'82, e bravo Bosniak che finge il tiro incrociato e poi infila questo questa verticale davanti alla porta di Mattia Ciani. Bel gol davvero di Tomislav Bosniak, che
che porta di nuovo in vantaggio Bologna 9-7 dopo 15 minuti di gioco, quindi a metà del primo tempo, vantaggio per Bologna, quindi importante questa rete, il tiro, la deviazione, ancora palla per Tavarnelle, ci ha provato, provvedi, si vede poco Edoardo Borgianni oggi perché è chiuso molto bene sia da Pedretti che da Savini. Eccolo qua, appena tocca palla ha segnato, molto importante questo per la formazione di Tavarnelle, subito che recupera, bravo ancora Borgianni che fino a questo punto si era visto poco, ma è stato molto bravo. Ecco il tiro, la rete, molto bene il pareggio, quindi si ritorna in parità al 16° minuto, il pareggio da parte del Tavarnelle. Entra anche in questo momento Simone Vucci, da tutti Mone, e quindi è lui che andrà a pressare al posto di Alessandro Lastrucci, quindi un cambio tattico da parte di Lalic che cerca di non dare velocità alla squadra bolognese, davvero, perché abbiamo visto prima che è davvero impossibile fermare. Eccolo qui ancora Savini con ancora errore da parte di Argentin, con Bosniak che si ferma, si tocca la testa, ma non mi sembrava niente di particolare. Ancora Bosniak, il tiro, la palla viene sfiorata da Pesci e fa anche il segno con la mano verso Lalic, che l'ha toccata lui con la mano e il tocco non ha dato la possibilità a Ciani di parare, e quindi di nuovo avanti la formazione felsinea in maglia bianca con i colori rosso-blu del Bologna. Però la partita è bella, molto equilibrata, con una formazione davvero di alto livello, e la rete, bella bella bella, provvedi Borgianni, di nuovo il cambio, rientra Mone ed esce Lastrucci, va a pressare su Savini, ancora Bosniak, sicuramente il giocatore nettamente più forte della gara, questo atleta con la casacca numero 77, e forse c'era Bassi qui, Argentin, e c'è l'incrocio di Bosniak, mamma mia, grande rete di Bosniak in questo caso, bravo bravo, e lui a dettare i tempi e i ritmi della squadra felsinia, della squadra di Giuseppe Tedesco, ricordiamo gli arbitri anche Panno e Armenio. Ancora la formazione di Lalic che cerca di nuovo il pareggio per quanto riguarda il Provvedi, Tommaso Pesci, il tiro, la traversa, ancora Provvedi che recupera la palla con Vermigli, rientra Pesci, il tiro e la rete, grande è la munizione contro il numero 27, Giacomo Santolero viene ammonito e c'è il time out. Si riparte 11-11 dopo 18 minuti e 50 secondi,
di gara di questo bellissimo match dell'ottava giornata di ritorno, penultima ricordiamo della Serie A Girone B, qui a Colle Valdelsa al Palafrancioli. La capolista Bologna United è venuta per sfidare le Gotha Varnelle. Finora una partita equilibratissima, l'errore da parte dei Felsinei con Toschi che permette ai Gotha Varnelle di poter andare al tiro per il vantaggio di Edoardo Borgianni. Davvero il vantaggio, 12-11 per la formazione nero-bianco-verde che per la prima volta passa in vantaggio. Bello questo scambio tra Tommaso Pesci e Edoardo Borgianni che permette la prima volta di andare avanti alla squadra di Lalic e Pelacchi. Ancora Bosniak si inventa il tiro ma è all'interno dell'area e quindi passa la palla ancora a meno male non l'ha visto Bosniak, ancora c'è il fallo. Di altri due minuti per Vermigli, attenzione Vermigli, secondi due minuti, ha fermato Bosniak mentre stava involandosi verso la porta difesa da Mattia Ciani. Bravo Vermigli, però subisce la seconda espulsione a tempo di due minuti e quindi attenzione anche lui. Ancora passaggio esterno, errore per il giocatore Luca Argentin. Adesso chiaramente fa giocare un po', fa variare i vari giocatori. Sicuramente Bologna non ha niente da chiedere a questo match, anche perché è già prima del girone e pur perdendo addirittura tutte e due le partite il tiro di Lastrucci troppo facile su la palla è 1-2 e c'è la rete. Questo addirittura ammonito Pesci che era cascato da solo. Adesso ammonito Pesci, quindi 12-12. Bosniak davvero giocatore di un altro livello, sta facendo la differenza senz'altro in questa sfida, ma in tutto il campionato ormai è l'uomo in più di Bologna. Ancora Datta che va a prendere il fallo davanti alla difesa Santolero e in questo caso Savini. Ancora Pesci, sembrava fallo, ammonito anche Argentin. L'arbitro è di cartellino facile oggi, ammonito anche Argentin, quindi abbiamo ammoniti Santolero e Argentin per quanto riguarda il Bologna United, mentre dall'altra parte Francesco Vermigli che ha anche due volte due minuti e Tommaso Pesci. Questi ancora Provvedi, la cede a Tommaso Pesci, ancora Pesci per quanto riguarda, è entrato adesso in questo momento David Pierattoni, sicuramente un acquisto fondamentale il ritorno in campo. La palla viene fermata, molto bravo Savini che anticipa Borgianni. Adesso c'è Argentin che gioca ancora Bosniak, il tiro è para, si arrabbia con Toschi perché chiedeva la palla più velocemente, però è bravo ancora Mattia Ciani a chiudere lo specchio della porta e a deviare la palla sopra la traversa. Ancora l'opportunità per la formazione nero-bianco-verde di poter ritornare in vantaggio 12-12, dopo è l'errore, passaggio su Datta e non va a buon fine. E ancora Savini che cede ad Argentino, ma la parata ancora di Mattia Ciani, bravo Mattia, Provvedi, bella partita, veloce, rapida e Pesci va! Grande Pesci con la sua elevazione va sopra tutti e scarica sotto la traversa il vantaggio del Gotha Varnelle. Molto bello questa rete da parte di Tommaso Pesci, entra Bonassi col
Numero 3 Sabini, Bosniak va a destra a giocare, quindi un po' di cambio da parte di Giuseppe Tedesco dopo 23 minuti e 40 di gioco. Sabini ancora, va a Mone a chiudere il tiro, ma bravo Sabini, bello, riesce a eludere l'intervento di Mone e poi a siglare alla sinistra di Mattia Ciani. 13-13, match bello, molto veloce, si gioca a ottimi ritmi. Entra Pierattoni David con la, vedete, con la casacca numero 23, che va a dare fastidio alla difesa. Passaggio errato da parte di Tommaso Pesci, non riesce a trovare il passaggio. Ancora la chiusura, Bosniak che la cede a Savini. Savini è molto bravo, ma c'è il fallo. Cambio, Pierattoni esce ammonito, anche Provvedi, anche il capitano del Tavarnelle, Val di Pesa, viene ammonito. Quindi ancora azione, Vermiglia è rientrato, quindi parità numerica per quanto riguarda le due squadre. Entra Mula anche, con Mula, Bosniak, Bonassi, ancora Santolero, giocano con tre giocatori che si muovono in contemporanea. Bosniak, ancora il passaggio, ma c'è Tommaso Pesci che interviene, 1-2 e la rete, il vantaggio. Molto bravo Pesci, capisce tutto e va a segnare la rete del vantaggio per Tavarnelle. 14-13, 25-20 sono passati dal primo minuto di gioco. Ancora in vantaggio la formazione di Tavarnelle, con l'errore da parte di Bonassi, per Bosniak, che adesso gioca a destra ma sicuramente rende meno rispetto a quando gioca a sinistra, perché è destro puro e quindi non è facile andare a chiudere da quella parte. L'unico tiro che può fare è quello in diagonale, quindi Pierattoni che la cede a Provvedi, ancora gioca da play il numero 23 che si scambia con il doppio pivot, il tiro di Provvedi alla rete, doppio vantaggio per quanto riguarda Tavarnelle, 15-13 al 26esimo minuto di gioco. Ancora la formazione di Lalic insieme a Matteo Pelacchi, che adesso sta giocando molto bene. Benassi, passi, no, fallo, sembrava passi. Molto bravo Tommaso Pesci a uscire dalla linea difensiva e a pressare i giocatori felsinei. Ancora Bosniak, si inventa, Bonassi, Mula, ma viene chiuso, bravo Vermigli, molto bravo Francesco Vermigli. Tra l'altro ricordo, Escemone, entra di nuovo Pierattoni, sicuramente ricordiamo Pierattoni non, nella prima parte della stagione non ha giocato perché era via per lavoro all'estero e quindi è rientrato dopo le vacanze di Natale, si è messo subito a servizio di Lalic, sicuramente un acquisto importantissimo. C'è fallo, non si sa, forse sfondamento, ma mi sembrava un po' forzato questo fallo. Entra Bucci, Simone Bucci, con Bosniak che adesso dà un po' di direttive ai suoi ragazzi, con Bonassi che scambia insieme a Mula. Ancora Bosniak, ma chiude molto bene, bella palla, grande Mattia Ciani, grande intervento, un rigore in movimento di Mula e la grande parata di Mattia Ciani, davvero incredibile, davvero straordinario questo intervento. Gatto, lo chiamerei da gatto, davvero grande Mattia, che riesce, attenzione a queste distrazioni, Tommaso si era un attimo distratto. Ancora Tommaso Pesci che ci prova, c'è il fallo da parte di Santolero. Ancora due minuti di gioco, poco meno, per Vermigli, Provvedi, la scarica a Tommaso Pesci, si alza ma il tiro è al di fuori del
dell'area di porta, e quindi c'è Bologna che ci prova fino alla fine, prova il passaggio interno ma subisce fallo, in questo caso Santolero. Ancora l'esperienza di Bosniak, che ha dato una palla straordinaria, Mula ci prova ma va via, fallo su Mula, attenzione a cedere il pallone. Santolero ancora con Bosniak davanti, attenzione, bisogna far muro, Bonassi, ma chiude molto bene Pesci, bravo Pesci. A un minuto alla fine il vantaggio 15-13, Bosniak, non bisogna farlo tirare, c'è il fallo, quindi l'ultima azione da parte del Tavarnelle, rientra Berattoni, esce Mone, Tommaso Pesci, provvedi, adesso sta ancora Datta che gioca l'ultima azione per... no, c'è il time out. Secondi alla fine di questo primo tempo, vantaggio 15-13 per Ego Tavarnelle, che ha anche la possibilità di chiudere più 3 questa prima frazione di gioco. Ancora 15 secondi, c'è il fallo netto di Santolero sulla penetrazione da parte di David Pierattoni. Pesci, il tiro, la parata e niente da fare, adesso mancano 3 secondi e si chiude così, finisce il primo tempo 15-13 per Ego Tavarnelle su Bologna United. Si riparte il secondo tempo qui al Palafrancioli di Colle Valdelsa tra Ego Tavarnelle e Bologna United. Si è chiuso 15-13 il primo tempo a favore dell'Ego Tavarnelle, adesso è il Bologna a iniziare questo secondo tempo dalla sinistra verso destra, mentre la squadra di Tavarnelle gioca da destra verso sinistra. Subito Bosniak che cerca di entrare nel vivo dell'azione con il passaggio interno, ma viene deviato da Borgianni e recupera la palla Mattia Ciani per quanto riguarda Provvedi. Ancora Lastrucci, Tommaso Pesci, Vermigli, pivot gioca Edoardo Borgianni, mentre sulla sinistra Datta Treia, Pietrangeli. Ancora giro palla per quanto riguarda la formazione delle Ego Tavarnelle, che sta dimostrando davvero di essere tornata squadra compatta, unita e soprattutto con grandi individualità. Il tiro di Provvedi e la rete del 16-13. Bravo Provvedi, più 3 per la formazione di casa che continua nella difesa forte con Provvedi, Borgianni e Pesci che giocano in questo 5-1 che ormai sta diventando un po' lo schema difensivo da parte di Lalic insieme a Pelacchi. Ancora Argentin prova il tiro, la traversa, è incredibile, Mattia Ciani da terra con Tesco che ci ha provato, anzi scusate, Tedesco ci ha provato, ma il portierone in maglia gialla è riuscito, alzando le mani,
a chiudere il suo specchio della porta. 2 minuti e 13 del secondo tempo, più 3, massimo vantaggio per la formazione delle Gotha Varnelle. Sicuramente ancora il tiro e la rete, bravo Tommaso Pesci, riesce con la sua prestanza fisica a dare il vantaggio di più 4 per Tavarnelle. Tra l'altro la parata ancora di Mattia Ciani sul tiro di Bosniak. Carpi ha vinto con Modena 30-26, mentre per quanto riguarda i Gotha Varnelle c'era una sottile speranza per rientrare tra le prime 5, ma non sarà così perché Arcobaleno Oriago Padova ha sconfitto Cingoli 26-21 e quindi ha riagganciato la zona, diciamo, playoff, perché addirittura nell'ultima gara Cingoli giocherà con Lions Teramo, mentre Padova Oriago, che ha 17 punti come Teramo, mentre 18 Cingoli e Metelle Cologne. C'è il fallo e l'ammonizione per Argentin, quindi ammonito Argentin, doppia ammonizione perché era già stato ammonito, e quindi espulsione per Argentin, quindi era già stato ammonito, infatti viene espulso. Ancora quindi vantaggio numerico per le Gotha Varnelle, bravo Lastrucci, adesso provano a giocare con l'esterno, con Provvedi, il tiro e la rete di Provvedi, bravo Provvedi che si eleva al cielo e va a dare il vantaggio, più 5 per le Gotha Varnelle, uomo in più per la formazione, adesso deve entrare Gherardi, adesso addirittura se si stava dietro agli altri arbitri qui non poteva neanche entrare perché chiedevano addirittura di poter passare attraverso il passaggio della rete, invece bravo in questo caso il De Notaris, è stato molto bravo a giocare dall'esterno verso l'interno e a segnare sotto i piedi di Mattia Ciani. Facevo un po' il riepilogo di quello che era Gotha Varnelle, sicuramente sesta classificata, il tiro ma la parata di Laban troppo lineare, questo tiro di Vermigli, quindi sesto posto cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente ancora time out subito per la formazione di Bologna. Riparte Gherardi, De Notaris sempre con l'uomo in meno per quanto riguarda Bologna, Savini, ancora Bosniak, fanno girare palla i giocatori felsini in maglia bianca e colori rosso-blu del Bologna, il tiro e la parata di Mattia Ciani, bravo ancora con i piedi in questo caso, ancora la palla che rimane nelle mani della squadra di Tedesco, di mister Tedesco o coach Tedesco come viene detto qui all'interno dell'handball, della pallamano. L'errore, ancora Pesci, cede a Provvedi, 1-2 Provvedi e c'è il tiro alla rete, 19-14, grande azione da parte di capitan Provvedi Francesco, che va a concludere con una diagonale
ancora Gherardi, Savini, Bosniak che cercano di rilanciare Bologna, ma come ci parlavano anche i colleghi di Bologna, il tiro di Bosniak e la parata ancora di Mattia Ciani con il piede di richiamo, la gamba di richiamo che riesce a interrompere ancora il tiro e a chiudere. Bravo Pesci, va a prestare alto, come si dice, per quanto riguarda Savini, sicuramente un ottimo giocatore Giacomo Savini insieme a Gherardi e a Bosniak, i tre giocatori sicuramente di più talentuosi di questa formazione che è capolista solitaria di questo girone e che sicuramente andrà a giocarsi lo scudetto per la stagione 2016. C'è la rete sotto le gambe invece di Gherardi, adesso esce anche Bosniak per prendere un po' di fiato. 19-15 dopo 7 minuti di gioco, davvero un bel match con Tavarnelli che sta dimostrando di essere una squadra viva, di essere una squadra che vuole rimanere attaccata al treno della Serie A. Bravo Provvedi, Lalic sicuramente un grande lavoro, eccolo qua il grande passaggio di Pesci, davvero una grande invenzione da parte di Tommaso Pesci che sta crescendo. Via via il tiro, ma la parata, ma il fallo di Simone Vucci che riesce a interrompere ancora l'azione di Savini, cercano di lavorare sulle bella, ma la palla va fuori, la girella non va, la girella di Matteo Tedesco è leggermente fuori e mi sembrava che potesse anche arrivarci Mattia Ciani in tuffo. Ancora la formazione di Tavarnelli che potrebbe addirittura andare al massimo vantaggio con Lastrucci e Vermigli. Provvedi ancora, Tommaso Pesci sicuramente uno dei migliori oggi, il tiro viene fermato, ma bravo Borgianni e la rete, grande Edoardo Borgianni, va a segnare il 21-15, massimo vantaggio più 6 per Ego Tavarnelle. I giocatori di casa e soprattutto il pubblico di Tavarnelle esulta per questo grande risultato, già all'andata aveva dato filo da torcere alla squadra capolista e adesso si sta confermando ancora. C'è stato un passaggio vuoto da parte della formazione di Tavarnelle, il tiro ma colpisce la traversa e quindi ritorna la palla in mano a Tavarnelle. Ancora Lastrucci, davvero Pesci, Provvedi, davvero un bel momento per la squadra di Lalic e Pelacchi. 9:35 e si cerca di far girare la palla, ancora Pesci che prova adesso Lastrucci e la rete, 22-15, davvero un risultato incredibile visto la partenza poi non eccezionale. Al quindicesimo perdeva 9-7 e c'è ancora time out.
abbiamo sentito le urla da parte di Giuseppe Tedesco nei confronti dei suoi giocatori, soprattutto perché vuole più intensità, vuole più attenzione, e adesso entra in porta il tiro e la rete, peccato, ancora 22-16, è entrato anche Rossi, Michele Rossi al posto di Alessandro Leban, anche per dare un po' di riposo al portiere titolare della formazione felsinia e dare spazio al numero 12 del Bologna, del rossoblù. Ancora Lastrucci, il passaggio verso Borgianni, c'è il fallo, attenzione, ancora Borgianni davvero in grande forma, Provvedi e la deviazione, la rete, ancora Provvedi che ci prova sempre e permette, bravo Mone, recupera la palla, ma Gherardi è bravo Pesci a interrompere l'azione, ritorna nella sua posizione insieme a Borgianni, Pesci e Provvedi, sicuramente il tiro, la deviazione, la grande parata ancora di Mattia Ciani, che va con la mano di richiamo a deviare il tiro del giocatore rossoblù, e ancora Provvedi che gestisce insieme alla Strucci e a Pesci questa situazione di gioco. Adesso cambia qualcosa Tedesco con il 4-2, Argentin va davanti, ma c'è un grande Borgianni che va a eludere la difesa del Bologna, non si capacita Giacomo Savini, non si capacita di come è riuscito a superare entrambi e a segnare questo 24esimo gol, o rete in questo caso. Ancora il vantaggio che si diventa di 8 lunghezze, l'errore, contropiede da parte, attenzione, l'errore d'Atta, può ripartire Bologna con De Notaris, il tiro e la rete di Argentin, non si può, bisogna stare molto attenti, quindi 24-17, 12-32, qui potevano sfruttare meglio questa situazione, Vermigli, Lastrucci, ancora il passaggio tra i due giocatori del Tavarnelle, poi la danno a Pesci che sicuramente sta facendo una grande partita, ancora Lastrucci, il tiro e la parata, molto bella, bravo Rossi con il piede questa volta, Michele Rossi interviene con il piedone destra e il tiro è troppo difficile, Stefano Bonassi ci prova, ma insomma non mi sembra adatto in questo momento questo tentativo, col vantaggio che rimane più 7 per Ego Tavarnelle, la squadra di Firenze, di Tavarnelle Val di Pesa, bella passaggio di Borgianni e la rete, grande scambio tra Pesci e Borgianni, sicuramente Borgianni alla fine del 2017 aveva avuto delle difficoltà, soprattutto in fase offensiva non riusciva a trovare la via del gol, e invece adesso sicuramente il feeling con Tommaso Pesci sta diventando sempre più importante, altro errore da parte di Pedretti in questo caso, Tedesco sta cercando di ruotare i suoi uomini, ma oggi non è forse la giornata giusta per Bologna, ormai la prima posizione è consolidata e quindi c'è un po' di calo di tensione, peccato, Provvedi ci ha provato, ancora la formazione, il tiro, Bosniak, ma colpisce il palo, sì, e poi c'è, tocca con il piede Provvedi o forse Borgianni, non abbiamo visto bene, Argentina ancora la formazione di Bologna, 14-49, Bosniak si alza, viene parato, bravissimo, addirittura va a
chiudere sul tentativo di Matteo Tedesco e quindi rimane più 7 con scusate più 8. Viene ammonito anche il tecnico del Bologna Giuseppe Tedesco. Bosnia va a chiedere spiegazioni. Si riparte, ricordiamo più 8 per la formazione del Tavarnelle, 25-17, veramente un match incredibile, un inizio del... Ecco qui Vermigli, il tiro e la rete, Vermigli, il vice capitano, porta davvero più 9, adesso è entrato anche Barbarito col numero 92. Nicola Barbarito, bravo a entrare subito in partita, danno tutti la loro davvero disponibilità i ragazzi di Lalic, chiude molto bene Argentin, ma Borgianni ancora la squadra viene deviato, Pesci, bravo Pesci, Bosniak. Davvero un grande Tavarnelle oggi, ancora Bosniak, Borgianni ci prova ma viene parato e c'è il cambio da parte del Ego Tavarnelle, esce Mattia Ciani, entra Riccardo Zoppi che va a provare a eludere il tiro dai 7 metri di Matteo Tedesco. E quindi vediamo un po' cosa il tiro, oh, peccato, poteva anche pararla questa, non è facile. 26 a 18, ancora 14 minuti di gioco, quindi bisogna stare lì con la testa, non mollare di un attimo, è un vantaggio sicuramente importante, ma Bologna abbiamo visto una squadra veramente di altissimo livello. Pesci! Incredibile! Davvero! Bravissimo Pesci, 27 a 18. Davvero bello questo movimento di Tommaso Pesci. Ci ricordava un po' Zaim Kobilica questo movimento, davvero lo ricordiamo con grande affetto Zaim, ricordiamo il palazzetto di Prato è dedicato proprio a Zaim Kobilica. Eccolo qui l'azione, va via in contropiede, il passaggio, Barbarito, 1-2, Vermigli, 28 a 18, il vantaggio per la squadra di casa, incredibile, più 10, davvero una squadra compatta, unita, anche Barbarito adesso va a chiudere insieme a Datta la deviazione, ancora Barbarito che va davanti a Bosniak, bravi, stanno giocando davvero col cuore, con la voglia, con il sacrificio. Lalic gli ha dato questo aspetto fondamentale pur senza il capitano, sono riusciti, il tiro, ma la parata e c'è ancora il grande Barbarito e Bosniak, c'è un po' di frizione tra i due giocatori, attenzione Tommaso Pesci sbaglia e c'è giustamente il time out. Non so da chi è chiesto perché avevano già, non c'è time out, infatti ci sembrava un po' strano questo time out, non c'è time out, dopo perché deve ripartire, la palla era già fuori quindi deve
giustamente Lalic e insieme a Matteo Pelacchi hanno voluto interrompere un po' questo momento di addirittura Tedesco fa uscire Bosniak. C'è il fallo di Mone nei confronti di Savini. Ancora Bologna che non ci sta a questa sconfitta, ci prova ancora il movimento, prova il tiro, ma la parata ancora! Ancora la parata di Mattia Ciani che va con la mano a parare. Davvero un grande intervento di Mattia Ciani che mostra i pugni alla squadra. Ancora time out ora. Time out. Ancora 10 minuti di gioco, 28-18 per Egota Varnelle, i nero-bianco-verdi che stanno davvero disputando un grandissimo match contro la capolista Bologna United qui al Palafrancioli. Davvero Pesci che dà a Borgianni solo e segna! 29-18, davvero incredibile! Questa è la dimostrazione di una squadra che non molla mai, che vuole far vedere. C'era anche in questo caso la parata di Mattia Ciani, ma c'è il fallo giustamente di Barbarito su Savini. E intanto arriva il risultato di Cologne, Metelli Cologne Romagna 22-22, quindi il pareggio da parte di Romagna che con i denti cerca di trovare il non ultimo posto in classifica. E con ancora il passaggio per Argentin, viene chiuso da Barbarito, Pedretti, ancora Savini ci prova ma chiude, mamma mia la difesa, bravissimi, ancora e c'è, incredibile, difesa rocciosa, davvero granitica oggi da parte del Egota Varnelle. Entra anche Pelacchi, per Giacomo Pelacchi gioca al posto di del vice capitano Vermigli a destra, quindi a 9 minuti dalla fine 29-18 più 11 per la formazione di casa. Davvero un risultato incredibile, anche perché ricordiamo alla fine del primo tempo il risultato era 15-13 per Egota Varnelle, dove fino al 16° minuto era in vantaggio, il tiro ci prova ma la palla va fuori dallo specchio della porta. Ancora Bologna che ci prova ma c'è ancora Lastrucci esterno, il tiro, il passaggio, bella la chiusura Datta, attenzione Datta anche in difesa oggi, davvero la palla va dentro, potrebbe ripartire, calma Pesci, Tedesco ci prova a rubare il tempo ma la squadra capisce benissimo. Toschi rientra, ancora esce anche
Edoardo Borgianni, ed entra il grande Talluri, Giacomo Talluri, il giocatore esperto del Egota Varnelle, che va anche lui a segnare il minutaggio. Giustamente Lalic dà spazio anche al più esperto giocatore. C'è il fallo, Gherardi si arrabbia perché aveva tirato e anche segnato, ma l'arbitro, la coppia arbitrale Panno Armenio, aveva già fischiato. Ancora il tiro, la traversa incredibile, la traversa piena di Savini, davvero grande cuore di Savini che non arretra di un attimo. Ancora Pedretti, fanno girare la sfera Argentin, il tiro, ma la palla va fuori. C'è un muro lì davanti, c'è un muro, il muro nero, bianco, verde, davvero sta giocando alla grande. Anche in questo momento Tedesco ha lasciato fuori anche Bosniak, sicuramente un giocatore che manca alla formazione di Bologna. Entra anche David Pierattoni, davvero un grande gioco. Ancora la Strucci ci prova, ma c'è il fallo, c'è il fallo di Toschi, nettamente falloso questo intervento. Pierattoni, Talluri, la Strucci, Barbarito potrebbe ricevere, ma viene interrotto, ma bravo Pelacchi che recupera, bravo, scarica per Datta e viene deviato il tiro che va in fallo laterale, quindi ritorna nelle mani di Tavarnelle. Pierattoni, ancora il passaggio per la Strucci, Barbarito, ancora, tra l'altro una formazione per entrambe le squadre, bella passaggio, c'è il fallo ancora, Gherardi contro Talluri, alla meglio anche fisicamente il giocatore di Tavarnelle, Pierattoni che ci prova, il tiro alla rete, più 12, 30-18, davvero una gara che verrà ricordata negli annali da parte del Egota Varnelle, più 12 contro la capolista, veramente incredibile, davvero un vantaggio, la palla è buona, sì, in rete, quindi la rete di Toschi, mi sembra, sì, Toschi va a segnare il 30-19, ancora a 5 minuti, adesso entra anche Zoppi in porta, Riccardo Zoppi va a sostituire Mattia Ciani negli ultimi 5 minuti di gioco. Ancora Tavarnelle con Pelacchi, Pierattoni, il passaggio per Talluri, ancora il passaggio, ancora il passaggio, Barbarito e la rete! Bravo, bravo, bravo Nicola Barbarito che va a segnare anche lui questo grande vantaggio, addirittura 12 punti per Egota Varnelle. Adesso fa girare la sfera la formazione ospite, peccato. Il tiro e la rete di Gherardi. In questo caso ormai il vantaggio è sotto controllo e quindi giustamente Lalic e Pelacchi fanno giocare tutta la panchina. Entra anche Singh, il nostro amico, grande Yassan Pret Singh. È lui che gioca ala, il passaggio per Singh, lo scarica per Barbarito che gioca esterno, ancora la Strucci, il passaggio per Singh, potrebbe tirare, viene deviato, bravo Singh, il grande che l'anno scorso è stato qui con noi a fare la telecronaca per diverse partite e adesso è in campo con la prima squadra. Questa, il tiro e la deviazione, ancora a vantaggio del Tavarnelle.
tre minuti e ancora viene chiuso da Gherardi, ancora il tiro e la parata, in questo caso ci ha provato Talluri da lontano, era difficilissimo poter andare a segno, ma ancora la difesa Argentin. Adesso si gioca uomo, anche un po' con senza veri e propri schemi. Ormai il vantaggio è più 11, 31-20, a 2 minuti e mezzo dalla fine. Argentin ci proverà il tiro e la palla va fuori. Argentin gioca veramente con tranquillità e arriva a 2 minuti dalla fine. L'applauso da parte del tifo di Tavarnelle, che con Bevanati, anche il capitano che è in tribuna ogni volta ad assistere i suoi. Bella la strucci, ma viene fermato da Gherardi, 3 contro 1, il passaggio, ma va a chiudere e la rete di Gherardi, che dà il 31-21 della squadra